Redemptor Jesus Maria, carissimi amici, benvenuti a questa sesta puntata del ciclo di catechesi sull'opera di Sant'Alfonso Maria de Liguori, Apparecchio alla morte. Siamo giunti alla puntata numero 6, quindi alla considerazione numero 5, come già sottolineato alcune volte, siamo sempre una considerazione in meno perché la prima puntata è stata dedicata un po' all'introduzione, quindi ad introdurre l'argomento delle nostre conversazioni, seguendo evidentemente l'introduzione del santo stesso. Andiamo subito al dunque perché così non appesantiamo troppo. Sappiamo che ciascun punto, ciascuna considerazione è poi divisa in tre punti. Ogni punto ha delle considerazioni e poi gli affetti e le preghiere, quindi onde cercare di riuscire a terminare il capitolo, procediamo subito con la lettura ed il commento, se Dio vuole, di questi passaggi. La considerazione numero quinta ha come titolo Incertezza dell'ora della morte. Sottotitolo Estote parati, quia quahora non putatis, filius hominis veniet. Luca 12,40. Siate pronti, poiché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Nell'ora che non pensate. Punto primo. È certo che tutti abbiamo da morire, ma è incerto il quando. Nihil certius morte, dice l'idiota, ora autem mortis nihil incertium. Allora, attenzione che qui faccio una glossa, l'idiota è scritto con la I maiuscola, questo non è un termine dispregiativo come quello che usiamo, è il nome di un autore spirituale, abbastanza celebre nella scuola della spiritualità, che per umiltà scelse di chiamarsi e di farsi chiamare idiota. Quindi non è l'idiota nel senso che l'uomo è l'uomo della strada, il qualunquastro, insomma, no? Quindi cosa ha detto l'idiota con la I maiuscola? Niente più certo della morte, nihil certius morte, ora autem mortis nihil incertius, ma l'ora della morte non c'è niente di più incerto, quindi è certa la morte, ma niente di più incerto. Niente di più certo della morte, niente di più incerto dell'ora della morte. Fratello mio, già sta determinato l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il momento nel quale io e voi abbiamo da lasciare questa terra ed entrare nell'eternità, ma questo tempo a noi è ignoto. Lo dice Gesù nel Vangelo, no? Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare di un'ora sola la sua vita? Noi possiamo accorciare la nostra vita se ci suicidiamo, non soltanto con una rivoltella sparandoci alla tempia, ma anche con tanti atteggiamenti suicidi, distruttivi. Fumo, alcol, droga, eccessi, vizi. Gola, perché chi diventa obeso è un suicida o aspirante tale, ma non possiamo allungarla, neanche di un'ora, dice il Vangelo. Il Signore, a ciò che noi ci troviamo sempre apparecchiati, ora ci dice che la morte verrà come un ladro di notte di nascosto. Sic fur in nocte ita veniet. Primo Tessalonicesi 5:2. Come un ladro nella notte, così verrà. Ora ci dice che stiamo vigilanti, perché quando meno ce l'immaginiamo, verrà egli a giudicarsi, qua ora non putatis, filius hominis veniet, il sottotitolo di questa meditazione. Nell'ora in cui non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dice San Gregorio che Dio per nostro bene ci nasconde l'ora della morte a ciò che ci troviamo sempre apparecchiati. È un bene,
non conoscere l'ora della morte. Ed è anche un bene perché noi dobbiamo essere sempre pronti a morire, in qualunque momento. De morte incerti sumus, ut ad morte semper parati inveniamur. Riguardo la morte siamo incerti affinché siamo trovati sempre preparati alla morte. Giacché dunque la morte in ogni tempo ed in ogni luogo può toglierci la vita, se vogliamo morire bene e salvarci, dice San Bernardo, grande San Bernardo, che in ogni tempo ed in ogni luogo la stiamo aspettando. Sentite che bello. Mors ubique te expectat, tu ubique eam expectavis. Spettacolo. La morte ti aspetta dovunque. E tu la aspetterai dovunque. Spettacolo, eh? Ognuno sa che ha da morire, ma il male è che molti ravvisano la morte in tanta lontananza che la perdono di vista. Anche i vecchi più decrepiti e le persone più infermicce, pure, si lusingano di avere a vivere per 3 o 4 anni di più. Ma all'incontro io dico, quanti ne sappiamo noi, anche ai giorni nostri, morti di subito. Chi sedendo, chi camminando, chi dormendo nel suo letto. È certo che nessuno di costoro credeva di avere a morire così improvvisamente di quel giorno che è morto. Ah, io ne ho conosciuti tantissimi di questi, anche tra le persone a me familiari, eh? Morti improvvise, inaspettate. Diciamo, familiari parenti, va. Dico inoltre di quanti in quest'anno sono passati all'altra vita. Morendo nel loro letto, nessuno si immaginava di dover in quest'anno finire i suoi giorni. Poche sono le morti che non riescono improvvise, anche quando la morte non fosse improvvisa, anche quando fosse preceduta da infermità o da anzianità. Dunque, cristiano mio, quando il demonio vi tenta a peccare con dirvi che domani poi vi confesserete, rispondetegli: e che ne so io se oggi è l'ultimo giorno della mia vita? Oh, magari. Se quest'ora, questo momento in cui voltassi le spalle a Dio fosse l'ultimo per me, sicché per me poi non vi fosse più tempo di rimediare, che ne sarebbe di me in eterno? A quanti poveri peccatori è succeduto che nello stesso punto che si cibavano di qualche esca avvelenata sono stati colpiti dalla morte e mandati all'inferno? Sicut pisces capiuntur amo, sic capiuntur homines in tempore malo. Come i pesci sono presi dall'amo, così vengono presi gli uomini nel tempo cattivo. Il tempo malo, cattivo, è propriamente quello in cui attualmente il peccatore offende Dio. Dice il demonio che questa disgrazia non vi succederà. Ma voi dovete dire, e se mi succede, che ne sarà di me per tutta l'eternità? Ora qui c'è un punto prima di passare agli affetti e alle preghiere. Le meditazioni sono molto chiare, quindi questo ce lo gustiamo più che commentarlo. Però attenzione. Domanda di Don Leonardo Maria. Quanti oggi si fanno questo discorso credendoci? Cioè lo fanno considerandolo come reale? Ossia, se quest'ora, questo momento in cui voltassi le spalle a Dio fosse l'ultimo per me, sicché per me poi non vi fosse più tempo di rimediare, che ne sarebbe di me in eterno? Oggi in molti non si fanno più neanche lo scrupolo di dire: vabbè, vamo pecco, tanto poi mi confesso. No, io pecco non mi confesso per niente.
Non so se abbiamo già colto, lo faccio cogliere io, che il background che ha animato Sant'Afonso a scrivere e che si trova comunque dietro le righe dell'apparecchio alla morte è una cosa molto semplice. È non semplicemente la possibilità reale della dannazione, non è semplicemente una possibilità, ma è un rischio. È un rischio concreto, è un rischio fondato. La salvezza non è un dato di fatto acquisito, cioè, beh, io sono salvo, però forse potrebbe anche essere possibile che se combino qualche guaio mi danno, però questa è un'eventualità remota. Chi pensa questo, vorrei pregarlo e supplicarlo di pensarci bene, di correggersi, perché queste sono sciocchezze che sono state messe in giro e se ne prendono la responsabilità da vari personaggi contemporanei, ahimè anche illustri. Chi vuole andarsi a documentare, si documenti. Non è opportuno in pubblico fare nomi e cognomi, anche perché alcuni potrebbero essere nomi eccellenti. Ma attenzione, perché o si sbagliano questi di oggi o si sbagliano quelli di ieri. O Sant'Alfonso qui sta dicendo un sacco di stupidaggini esagerate, no? Oppure si sbagliano questi. E se si sbaglia Sant'Alfonso, meno male. Ma se si sbagliano questi, attenzione, eh. Il buon Dante Alighieri, il nostro grande compatriota, la Divina Commedia era scritta sotto ispirazione, per quanto mi riguarda, anche se non è evidentemente tutto oracolato il contenuto, cioè non è che tutti quelli che Dante manda all'inferno stanno all'inferno, che stanno in paradiso stanno in paradiso, insomma, no? Alcuni è molto difficile che siano collocati dove li ha collocati lui. Comunque, vabbè. Ma lasciate ogni speranza voi che entrate, ce lo dobbiamo ricordare, perché è così. E a questa cosa dobbiamo pensarci adesso. Io sono un sacerdote, è mio compito questo. Cioè, un sacerdote, l'ho già detto infinite volte, lo ripeto, un vescovo, un cardinale, un papa. Non sono un povero pretarello in cura d'anima, ma vescovo, cardinale e papa, ancora di più. Non è che siccome un vescovo, cardinale e papa si mette a pensare alle beghe, alle cose, alle amministrazioni, alle carte, alle cose di potere. No, no. Noi siamo stati costituiti tutti per la gloria di Dio e la salvezza delle anime e basta. Basta. Va bene, passiamo agli affetti e alle preghiere. Signore, il luogo dove a quest'ora dovrei stare non dovrebbe essere questo in cui al presente mi trovo, ma l'inferno, che tante volte ho meritato con i miei peccati. Infernus domus mea est. L'inferno è casa mia. Giobbe 17,13. Posso fare una glossa? Abbiamo mai pregato in questo modo? Abbiamo mai detto tra me e il Signore, tra voi e il Signore. Io dovrei solo che stare all'inferno, Signore mio. Grazie perché non ci sto. Ma questo corcore, dal profondo, non tanto per dire. Ma mi avvisa San Pietro, Deus patienter agit propter vos, nolens aliquos perire.
se donne sapienitensi reverti. Dio agisce pazientemente verso di voi, perché non vuole che nessuno perisca, ma che tutti si volgano a penitenza. Dunque, voi avete avuto tanta pazienza come mi avete aspettato perché non volete vedermi perduto, questo è sicuro. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, questo è sicuro, questo qui. Sì, mio Dio, a voi ritorno, mi butto ai piedi vostri e vi domando pietà. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tua. Ma questo è l'incipit del Salmo 50 secondo la spettacolare Vulgata. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Per riconoscere una Bibbia, questo vi confido un segreto, la Vulgata dalle altre traduzioni. Vedete l'incipit del Salmo 50. Se c'è miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, è la Vulgata. Se c'è miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, quindi magnam non c'è più, non è la Vulgata. Piccolo segreto professionale. Signore, per perdonare a me vi bisogna una misericordia grande e straordinaria. Perché io vi ho offeso con la luce. Altri peccatori anche vi hanno offeso, ma non hanno avuto la luce che voi avete dato a me. Vediamo, quando sentiamo questi affetti e preghiere, non c'è tanto da commentare, c'è da specchiarci un po', dire, ma io prego così con il Signore, glielo mette queste cose, magari usando altre parole, però il concetto è questo. Voi con tutto ciò che anche mi comandate che io mi penta dei miei peccati e speri da voi il perdono. Sì, mio caro Redentore, io mi pento con tutto il cuore di avervi offeso e spero il perdono per i meriti della vostra passione. Voi, Gesù mio, essendo innocente, avete voluto morire da reo su di una croce e spargere tutto il sangue per lavare i peccati miei. O sanguis innocentis, lava culpas penitentis. Una bellissima sequenza medievale. O sangue dell'innocente, lava le colpe del penitente. Bella da impararla questa, Perché fa rima. O sanguis innocentis, lava culpas penitentis. Fa rima anche in italiano, O sangue dell'innocente, lava le colpe del penitente. O Padre eterno, perdonatemi per amore di Gesù Cristo, udite le sue preghiere, ora che egli vi sta pregando per me, facendo il mio avvocato. Ma non mi basta il perdono, oh Dio degno di infinito amore. Io voglio ancora la grazia d'amarvi. Vi amo, o sommo bene, e vi offro da oggi in avanti il mio corpo, la mia anima, la mia volontà, la mia libertà. Voglio da oggi in avanti evitare non solo i vostri disgusti gravi, ma anche i leggeri. Voglio fuggire tutte le male occasioni. Ne nos inducas in tentationem. Liberatemi voi, per amore di Gesù Cristo, da quelle occasioni in cui vi avessi da offendere, se libera nossa malo, liberatemi dal peccato e poi castigatemi come volete. Accetto tutte le infermità, i dolori, le perdite che vorrete mandarmi. Mi basta che non perda la vostra grazia e il vostro amore. Petite et accipietis, chiedete e vi sarà dato. Voi mi promettete di dare quanto vi è richiesto. Petite et accipietis. Io queste due grazie cerco. La santa perseveranza e la grazia d'amarvi. Le vere grazie che sempre dovremmo cercare. O Maria, Madre di Misericordia, pregate per me, in voi confido. E questo è il primo punto. Secondo punto, punto 2. Il Signore non ci vuole vedere perduti e perciò non lascia di avvertirci a mutar vita con la minaccia del castigo. Nisi convertis fueritis. Gladium suum vibrabit. Questa è la traduzione della Vulgata, bellissimo, del Salmo 7,13. Se non vi convertirete, egli vibrerà la sua spada. Gladium suum vibrabit. Mirate, dice in altro luogo, quanti, perché non l'hanno voluta finire di peccare,
Quando meno se l'immaginavano e vivevano in pace, sicuri di aver a vivere per molti anni, repentinamente è giunta loro la morte. Cum dixerint pax securitas, tunc repentinus eis supervenient in teritus. Quando dicevano pace e sicurezza, allora repentina è giunta la sventura. In un altro luogo dice: Nisi penitentiam egeritis omnes similiter peribitis. Se non farete penitenza, perirete tutti similmente, allo stesso modo. Perché tanti avvisi del castigo prima di mandarcelo? Se non perché egli vuole che noi ci emendiamo e così evitiamo la morte. Chi dice, guardati, non ho voglia di ucciderti, dice Sant'Agostino, non vuol ferire, qui clama tibi, osserva. Non vuole ferire chi ti chiama e chi ti grida, bada. Perché tanti avvisi del castigo prima di mandarcelo? Sant'Alfonso parla pure lui del castigo, eh? Nel libro che ho proprio è andato in stampa ieri, si trova già sul sito Jugendprint, nei prossimi giorni sarà anche su Amazon e su tutti quanti gli store, che è la celeste conduttrice degli ultimi tempi. A un certo punto, che è dedicata a tutte le apparizioni, a 12 apparizioni mariane nella storia riconosciute dalla Chiesa, in una delle ultime apparizioni abbastanza recenti in Giappone ad Akita, il Signore ha minacciato un tremendo castigo, non il Signore, la Madonna, ovviamente da parte del Signore, sull'umanità peccatrice se non si converte, peggiore del diluvio. Allora io lì faccio un trailer. Castigo, sdegno, paradira di Dio, tutte queste cose qui. Tutti quanti i termini che ad oggi sono completamente banditi dal linguaggio, guai a chi li pronuncia. Chi si azzarda, come minimo, gli fanno il cappotto anche mediatico. Minimo. C'è anche il pericolo di peggio. Allora, sono circa 2 pagine del libro, forse 3, di citazioni bibliche. Perché Dio non castiga, l'ira di Dio, lo sdegno, cosa sono queste cose? Cosa sono queste cose? Sta piena la Bibbia dall'inizio alla fine. Allora ho preso citazioni. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Leggi. Poi se vuoi continuare a pensare che Dio non castiga, che Dio non si sdegna, che non esiste l'ira di Dio, fai pure, fai, perché uno può farsi tranquillamente il proprio Dio a propria immagine e somiglianza, ma la rivelazione noi, cioè, non possiamo fare finta di non averla letta, oppure stravolgerla o riscriverci alla nostra immagine e somiglianza, oppure andare a prenderci, questo è un classico, della rivelazione solo quello che ci piace, tutti gli eretici. Eretico, aeresis in greco, sapete che significa? Scelta. Sapevate? Chi è l'eretico? È quello che sceglie una parte delle verità, quelle che gli piacciono a lui, e le altre le ignora. Allora, Dio è buono? Sta scritto nella Bibbia, ma quanto ne vuoi? Bontà e tenerezza è il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Quante ne volete? Ci sono di citazioni. Ma c'è anche scritto altro. Perciò, giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Li sgomenta nel suo sdegno. Gli schernisce il Signore, Salmo 2, egli parla loro con ira, li sgomenta nel suo sdegno. A chi? Agli empi.
tutte e due. L'eretico è quello che non fa una scelta, un pick up, è quello che si mette con umiltà e si prende quello che gli aggrada, quello che gli garba, e quello che non gli aggrada, e quello che non gli garba. Il pacchetto si prende sempre intero, non si prende, capito? Sono quelli che, come quelli che osservano i 10 comandamenti, io li chiamo a macchia di leopardo. Ah, questo perché fa non rubare, ah, perché non ho mai toccato un centesimo a nessuno. Non uccidere, ma mai ammazzato nessuno. Guarda, non ho manco fatto manco mai neanche un aborto. Quindi. Però il terzo, però il sesto. Quindi. È necessario dunque apparecchiare i conti prima che arrivi il giorno dei conti. Cristiano mio, se prima di notte in questo giorno doveste morire e se aveste da decidersi la causa della vostra vita eterna, che dite? Vi trovereste apparecchiati? Proviamo a pensarci. Dai, per chi sta seguendo la diretta sono le 21:57. E se domani mattina non ci svegliamo, che gli raccontiamo al nostro Signore? Com'è andata oggi? Com'è andata ieri? Ultima confessione? Fatta bene, quando l'abbiamo fatta. Oppure quanto paghereste per ottenere da Dio un altro anno, un mese, almeno un altro giorno di tempo? E perché ora che Dio vi dà questo tempo non aggiustate la coscienza? Forse non può essere che questo giorno sia l'ultimo per voi? Immaginate una persona che sta senza confessarsi anni. 5, 10, 15, 20, 25, 30, dicendo sì, ma adesso però quando io non la devo sentire. Quindi, poi quando me la sentirò mi confesserò. Per carità, se una persona non è pentita dei peccati, c'è poca scelta, ma venite sbrigati a pentirsi anche perché il pentimento non è un atto del sentimento, ma è un atto della volontà. Il pentimento è un atto della volontà, eh? Cioè, non è che ci vuole chissà quale grande sentimento o fervore, quello se c'è, per carità, meglio, così è. Ma il discorso è che il pentimento è questo, cioè io riconosco il male come male, ho appreso che quella cosa è peccato, la detesto, cioè dico orrore e l'ho fatto. Lo confesso, quando, mamma mia, mi dispiace di averlo fatto e da oggi in poi non lo faccio più. Certo. Propongo perché può darsi che io sono vulnerabile, sono debole, posso essere tentato, ma per quanto stia mio ho chiuso. Ecco il pentimento. Che non è un sentimento, un'emozione. Certo, poi può darsi che il nostro Signore prende questa buona volontà di pentirsi, la infervora, ci piange pure sopra i suoi peccati. A dirotto, pure a dir 9, pure a dir 10, oltre che a dirotto. Ok. Ma questo è un di più. Quindi forse non può essere che questo giorno sia l'ultimo per voi? Non tardes dominum, non tardes converti ad hominum, et non differas te die in diem. Subito è in invene tira illius. Et in tempore vindicte disperdete. Forse questa è una delle citazioni che ho messo nel libro, Siracide 5:7, perché dice: non tardare a convertirti al Signore, traduco, e non ritardare, non differire di giorno in giorno, non rimandare. Subito è in invene tira illius. D'improvviso verrà la sua ira. Et in tempore vindicte, disperdete, e nel tempo della vendetta, testualmente, sarai annientato. Ti disperderà, ti annienterà. Questo è scritto nella Bibbia, non lo sto dicendo io, eh. E non è che ci sta. La dobbiamo interpretare, cioè la dobbiamo edulcorare, o dobbiamo fare finta che non esista. Adesso sono state fatte delle operazioni, studiate. Leggete, informatevi.
anche tutti quanti gli aggiornamenti che sono stati fatti adesso in giro a vari livelli, completamente eliminate alcune cose. A tavolino, perché prima c'erano, c'è gente che si è andata a fare degli studi sputando sangue, perché non so come hanno fatto a ritrovare certe cose, io le ho lette alcune cose, e le hanno dimostrate in maniera inoppugnabile. Questo è quello che c'è nel libro liturgico Ips e questo è quello che c'era prima. Fai un po' tu un'operazione, guarda caso, di cancellazione, di soppressione di cosa? Di tutta questa roba qui, cioè di tutte quelle cose che parlano, la giustizia di Dio, il castigo, l'ira, lo sdegno, la necessità della penitenza, della riparazione, dell'espiazione, oggi non c'è più. Sparite improvvisamente, è chiaro, tutti contenti, no? Uè, finalmente, che bello, giusto? Ma quando mai? Uno si sveglia la mattina e queste cose ci stanno più. Oibò, e tu chi sei? Sei un teologo? E beh? Sei un vescovo? E beh? E beh, qui siamo tutti più piccoli della parola di Dio, tutti, dall'ultimo dei battezzati al capo della Chiesa, tutti siamo sottomessi. E nessuno può fare operazioni di manipolazione, di taglia e cuci come mi pare. Ma stiamo scherzando. Per salvarti, fratello mio, bisogna lasciare il peccato. Se dunque è da lasciarlo una volta, perché non lasci ora? Ci vuole niente, eh? Ma oggi non lo faccio più. Fine, una botta e via. Basta. Impegnati. Dice, non ci riuscirò, poi ricado. Questa è un'eventualità che bisogna, è possibile, certamente, perché siamo deboli. Guai a chi si ritiene Superman o invincibile. Però per quanto sta in me, io piuttosto la morte che rifarlo. Prova a fare questo discorso, poi vedrai come lo rifai. Non lo rifai, a meno che non prenda una situazione particolare, una debolezza estrema. Ma chi non vuole peccare non pecca. Se è battezzato e custodisce la vita della grazia. Sia li quando, cur non modo. Se in qualche momento, perché non subito? Aspetti forse che giunga la morte? Ma il tempo della morte non è tempo di perdono, ma di vendetta. Anche qui. Di vendetta. In tempo di vendetta disperde te. Vendetta nel senso di retribuzione. Che cos'è nel nostro parlare comune la vendetta? Occhio per occhio, dente per dente. Tu hai fatto un torto e ti ripago pan per focaccia. Ma attenzione che il giudizio, quello che accade dopo il giudizio, è la retribuzione. Il bene con gloria, il male con pena. Chiaro? Ci aspetta questo. La gente pensa che la misericordia, fa piazza pulita, ma neanche per idea. Se anche ti sei pentito dei peccati e non li hai espiati, non hai pagato i conti con la divina giustizia, vogliamo dirle le cose come stanno, stanno così, li paghi in purgatorio. Non è che vedrete in paradiso, perché c'è la misericordia. E non è questo minimizzare o negare la misericordia, affatto, ma è comprenderla per quello che è realmente. Se qualcuno vi deve una grande somma, voi presto vi cautelate con fargli fare l'obbligo scritto dicendo chissà che può succedere. Scrivi, scrivi. E perché non usate poi la stessa cautela per l'anima vostra, che importa assai più di quella somma? Perché non dite lo stesso chissà che può succedere? Se perdete quella somma non perdete tutto. E benché perdendo quella perdessimo tutto il vostro patrimonio, pure vi resterebbe la speranza di riacquistarlo. Ma se in morte perdete l'anima, allora veramente avrete perduto tutto.
E allora non vi sarà più per voi speranza di recuperarlo. Voi siete così diligenti nel notare le memorie dei beni che possedete, per timore che non si perdano, se mai vi accadesse una morte improvvisa. E se per caso vi accade questa morte improvvisa e vi trovate in disgrazia di Dio, che sarà dell'anima vostra per tutta l'eternità? Quando ci pensiamo a queste cose? Affetti preghiere. Ah, mio Redentore, voi avete sparso tutto il sangue, avete dato la vita per salvare l'anima mia, ed io tante volte l'ho perduta con la speranza della vostra misericordia. La falsa misericordia. Dunque, io tante volte mi sono servito della vostra bontà perché? Per più offendervi? Ecco, la falsa misericordia. Per questo stesso io meritava che voi subito mi faceste morire e mi mandaste all'inferno, perché la misericordia non è un incentivo a peccare di più. Ah, ma tanto Dio è buono, quindi... No, questo è un incentivo ad andare all'inferno prima. Dice Sant'Alfonso. Per questo io meritavo che voi subito mi faceste morire e mi mandaste all'inferno, avendo fatto questi ragionamenti. Da folle. E da blasfemo. La misericordia non è stata data perché ce la mettessimo sotto i piedi con questo discorso e sputassimo sopra il sangue di Cristo. Non per questo ci è stata data. Non per questo. Insomma, ho fatto a gara con voi. Voi ad usarmi pietà e io a offendervi. Voi a venirmi appresso e io a fuggire da voi. Voi a darmi tempo per rimediare al malfatto e io a servirmene per aggiungere ingiurie a ingiurie. Guardate che questa cosa è vera per tante persone, eh? Non poche. Io purtroppo non ho la possibilità su questo di farmi illusioni, perché sono un sacerdote in cura d'anime. Signore, fatemi conoscere il gran torto che vi ho fatto e l'obbligo che mi resta ad amare. Ah, Gesù mio, come io potevo essere così caro a voi che tanto mi siete venuto appresso quando io vi discacciavo? Come avete potuto far tante grazie a chi vi ha dato tanti disgusti? Da tutto ciò vedo quanto voi desiderate di non vedermi perduto. Mi pento con tutto il cuore di avervi offeso, o bontà infinita. Deh, ricevete questa ingrata pecorella che pentita ritorna ai vostri piedi. Ricevetela e stringetela sulle vostre spalle, a ciò che non fugga più da voi. No, che non voglio più da voi fuggire, vi voglio amare, voglio essere vostro. E purché io mi veda vostro, mi contento di ogni pena. E qual pena maggiore mi può succedere? Che vivere senza la grazia vostra, diviso da voi che siete il mio Dio, che mi avete creato e siete morto per me? Oh, peccati maledetti, che avete fatto? Mi avete fatto disgustare il mio Salvatore che mi ha tanto amato. Ah, Gesù mio, come siete morto per me, così dovrei morire io per voi. Anche questo gliel'abbiamo mai detto al Signore. Voi per amore. Io per dolore di avervi disprezzato. Chiediamole la grazia di poter piangere i nostri peccati, quella è una grande grazia. Ei amater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam, stabat mater. Ei amater fons amoris, ei madre, fonte dell'amore, me sentire vim dolores fac. Fammi sentire vim doloris. La forza del dolore, ma si può anche tradurre la forza, la violenza del dolore. Fac, ut tecum lugeam, perché io pianga con te. Chiediamoglielo alla Madonna ogni tanto, con le parole del bellissimo, della bellissima sequenza dello Stabat Mater, da cui ho tolto questa strofa.
accetto la morte come e quando mi piace, ma finora io non vi ho amato, o troppo poco vi ho amato, non voglio morire così. Allora concedetemi un altro poco di vita, ciò che vi ami prima di morire. Perciò mutatemi il cuore, feritelo, infiammatelo del vostro santo amore. Fatelo per quell'affetto di carità che vi ha fatto morire per me. Io vi amo con tutta l'anima mia. L'anima mia si è innamorata di voi. Non permettete che ella più vi perda. Datemi la santa perseveranza, datemi il vostro amore. Maria Santissima, rifugio e madre mia, fate l'avvocata per me. Infine, punto terzo. Estote parati, siate pronti. Non dice il Signore che ci apparecchiamo quando ci arriva la morte, ma che ci troviamo apparecchiati. C'è la preparazione remota alla morte, oltre che la preparazione prossima. Quando viene la morte, allora in quella tempesta e confusione sarà quasi impossibile aggiustare una coscienza imbrogliata. Così dice la ragione. Così minaccia Dio, dicendo che allora egli non verrà a perdonare, ma a vendicarsi del disprezzo fatto delle sue grazie. Mihi vindicta et ego retribuam in tempore. Romani 12,19. A me la vendetta, io darò ciò che spetta a suo tempo. Noi non ci vendichiamo, perché sta scritto: chi si vendica avrà la vendetta del Signore ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati. Ma sta anche scritto: Michi vindicta! A me la vendetta, parla Dio, Citazione di San Paolo. Io retribuirò a suo tempo, et ego retribuam in tempore. Noi no, ma lui sì, perché è giusto. Perché il peccatore non la farà franca, Davanti a Dio non ci stanno i furbetti come davanti agli uomini. Non ci stanno. Non la si fa franca. La coscienza va aggiustata. Si può chiedere misericordia, certo, col pentimento e con la confessione, ma non la si fa franca, Così minaccia Dio. Ok. Giusto castigo, dice Sant'Agostino. Sarà questo per colui che potendo non ha voluto salvarsi. Potendo non ha voluto salvarsi. Sottolineare, eh? E quale sarà il castigo? Di non potere quando vorrà. Iusta pena est. Qui è proprio libro terzo del libero arbitrio, Sant'Agostino. Iusta pena est ut. Qui recta facere cum posset noluit, amittat posse cum velit. È una giusta pena che colui che non volle fare le cose rette quando poteva, non le potrà fare quando vorrà. Ecco perché bisogna sbrigarsi a convertirsi e non differire la conversione. Ma dirà qualcuno, chissà, può essere ancora che allora mi converta e mi salvi. Ma vi gettereste voi in un pozzo con dire, chissà, può essere che gettandomi resto vivo e non muoio. Oddio, che cos'è questo? Come il peccato acceca la mente, che fa perdere anche la ragione. Oh, di gente che oggi la ragione se l'è messa sotto i piedi. Proprio, guarda, a go-go. Gli uomini, quando si tratta del corpo, parlano da savi. Ma quando poi si tratta dell'anima, parlano da pazzi. Guarda, proprio chapeau, standing ovation a Sant'Alfonso. Niente di più vero di questa cosa. Provate a pensare e a guardarvi in giro. Questa si chiama pazzia, questa qui. Perché chi non pensa a queste cose, chi non si preoccupa della salvezza della sua anima, andando a rischiare un'eternità di tormenti immensi, immani e infiniti, è proprio pazzo da legare, folle.
Fratello mio, chissà se questo punto che leggete è l'ultimo avviso che Dio vi manda. Chi legge questo bel libretto? Presto, apparecchiamoci alla morte, a ciò che non ci coglie improvvisamente. Io ho avuto esperienza, posso dirlo in maniera generica, di persone che per avermi ascoltato in qualche monito severo che gli ho dato che la piantassero, di fare certe cose, hanno fatto appena in tempo a piantarla prima che morissero. Mia esperienza di sacerdozio. E hanno pure fatto in tempo a dire, poco prima che morissero, meno male che ti ho dato retta. Mi è successo. Rarissime volte, ma mi è successo. Presto, apparecchiamoci alla morte, a ciò che non ci coglie improvvisamente. Dice Sant'Agostino che il Signore ci nasconde l'ultimo giorno della nostra vita affinché tutti i giorni siamo apparecchiati a morire. Latet ultimus dies, ut observentur omnes dies. È nascosto l'ultimo giorno perché siano osservati tutti i giorni. Ci avvisa San Paolo che bisogna attendere a salvarci non solo temendo, ma anche tremando. Mamma, cattivo San Paolo, eh? Cum metu e tremore vestan salute operamini. Filippesi 2:12. Attendete alla vostra salvezza, operate meglio ancora la vostra salvezza, cum metu e tremore, con paura e metu, eh? Diciamo timore così, eh? E tremore. Terrorismo, ma lo scrive San Paolo. Narra Sant'Antonino che un certo re della Sicilia, per fare intendere ad un privato il timore col quale gli sedeva in trono, lo fece sedere a mensa con una spada pendente da un piccolo filo sulla testa, sicché quegli stando così, appena poté prendere qualche poco cibo. Tutti noi stiamo con lo stesso pericolo. Mentre in ogni momento può caderci sopra la spada della morte, da cui dipende la nostra salute eterna. Si tratta di eternità. Si cecidit lignum ad austrum, aut ad aquilonem, in qualunque loco cecidit, ibi erit. Se venendo la morte ci troviamo in grazia di Dio, oh, che allegrezza sarà dell'anima, potendo allora dire: ho assicurato tutto, non posso perdere più Dio, sarò felice per sempre. Ma se la morte troverà l'anima in peccato, quale disperazione sarà il dire: ergo erravimus! Dunque, abbiamo sbagliato. Sapienza 5:6. Ergo erravimus. Dunque, ho errato e dal mio errore non ci sarà rimedio per tutta l'eternità? Questo timore fece dire al venerabile padre Avila, apostolo delle Spagne, quando gli fu portata la nuova della morte: o avessi un altro poco tempo per apparecchiarmi a morire. E questo faceva dire all'abate Agatone, con tutto che moria dopo tanti anni di penitenza, che ne sarà di me? I giudizi di Dio chi lo sa? Chi li sa? Sant'Arsenio anche tremava in morte e, dimandato dai discepoli perché così tremasse e temesse, rispose: figli, questo timore non mi è nuovo, io l'ho avuto sempre in tutta la mia vita. Soprattutto tremava il santo Giobbe dicendo: quid faciam? Cum surrexerit adiudicandum Deus, et cum quesierit, quid respondevo illi. Questo è Giobbe, traduco: che farò quando Dio si alzerà per giudicare? E che cosa risponderò?
quando mi interrogherà. Il diessire, no? Quid sum miser? Quid dicturus? Quem patronus rogaturus cum vix iustus sit securus? Chi sono io misero? Che cosa dirò? A quale santo mi andrò a votare? Quem patronus rogaturus? Quale patrono andrò a cercarmi? Cum vix iustus sit securus? Quando a stento il giusto è al sicuro al momento del giudizio? Rex tremende maiestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Re di tremenda maestà, questo è Dio. Qui salvandos salvas gratis, che salvi gratuitamente, salvandos è un gerundivo, quelli che devono essere salvati, salva me fons pietatis, salva me tu fonte della pietà. Invocazione. Anche il Dies Irae, che si recitava a tutte le esequie, ed era molto meglio. Così le esequie non si trasformavano in evviva tutti in paradiso e buonanotte. No, a ogni esequio c'era il Dies Irae prima del Vangelo. Dies Irae, Dies illa. Dies Irae, Dies illa. Amici cari, vabbè. Solvet saeculum qui in favilla, teste David cum Sibilla. Quantus tremores futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Vedete? Quantus tremores futurus, quanto tremore ci sarà. Quando iudex est venturus, quando il giudice verrà, cuncta stricte discussurus, a discutere strettamente di tutte le cose, a fare i conti. Perché si faranno i conti. E come si faranno i conti? In privato al giudizio particolare, in pubblico al giudizio universale. Questo è quanto rivelato. Ah mio Dio, affetti e preghiere, abbiamo quasi finito. E dove io ho avuto mai uno che mi ha amato più di voi? Ed io chi mai ho disprezzato e ingiuriato più che voi? O sangue, o piaghe di Gesù, voi siete la speranza mia. Eterno Padre, non guardate i miei peccati, guardate le piaghe di Gesù Cristo, guardate il vostro diletto figlio, che muore di dolore per me, e vi domanda che mi perdoniate. Mi pento, mio creatore, di avervi offeso, me ne dispiace più di ogni male. Voi mi avete creato, a ciò che io vi amassi, ed io sono vissuto come se mi aveste creato per offendervi. Per amore di Gesù Cristo, perdonatemi e datemi la grazia d'amarvi. Io prima resistevo alla vostra volontà, ora non voglio più resistere. Voglio fare quanto mi comandate. Ecco le parole, tra virgolette, magiche. Prima resistevo alla vostra volontà, ora non voglio più resistere. Voglio fare quanto mi comandate. Basta dire col cuore e con ferma volontà queste parole. Voi mi comandate che io detesti gli oltraggi che vi ho fatti e io li detesto con tutto il cuore. Mi comandate che io risolvo di non offendervi più? E io risolvo di perdere prima 1.000 volte la vita che la grazia vostra. Meglio la morte che il peccato, anche veniale, dicevano i santi. Mi comandate che io vi ami con tutto il cuore? Sì, con tutto il mio cuore io vi amo e non voglio amare altro che voi. Voi avete da essere da oggi innanzi l'unico mio amato e l'unico amore mio. A voi domando e da voi spero la santa perseveranza. Per amore di Gesù Cristo, fate che io sia fedele e che io sempre vi dico con San Bonaventura. Unus est dilectus meus, unus amicus meus. Questo è facile, eh? Uno solo è il mio diletto, uno solo il mio amico. No, non voglio che la vita mia mi serva più a darvi disgusto. Voglio che mi serva solo per piangere i disgusti e per amarvi. Maria, Madre mia, voi pregate per tutti coloro che a voi si raccomandano, pregate ancora per me.
Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Jesus et.